Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo purtroppo tornando sulla questione incendi, perché l'Abruzzo continua a bruciare. Situazione drammatica in Valle Peligna e nella Marsica soprattutto. Ieri sera nell'Aquilano a fuoco anche la montagna di Castiglione nel comune di Tornimparte. Il servizio è di Daniela Rosone. L'Abruzzo brucia e mentre si è parlato tanto della situazione dei vigili del fuoco, della scarsità di mezzi e risorse, della fusione tra carabinieri e forestale tanto contestata e tanto altro, sembra non avere fine un incubo nel quale anche tanti volontari a mani nude nei boschi tolgono sterpaglie e aiutano in attesa di qualcosa di più. La giornata di ieri sul fronte degli incendi è stata infernale. A Sulmona ormai il morrone brucia da giorni e ieri, con le fiamme ancora alte a causa del vento e con le frazioni ormai lambite, con i sindaci disperati a chiedere acqua e autobotti, succede che un volontario rimane gravemente ferito alla testa, colpito da un sasso. Ora è nel reparto di rianimazione dell'Aquila. Incendi anche a Raiano e Prezza e anche a Tagliacozzo. Ettari distrutti e probabilmente il dolo, come in tutti gli altri casi. Le fiamme hanno distrutto la montagna e anche se oggi tutto appare sotto controllo, con qualche focolaio ancora attivo, la giornata di ieri è stata a dir poco drammatica. Il fuoco è partito da diversi punti della periferia della città ed è arrivato a toccare quasi le abitazioni. Quattro famiglie, infatti, per sicurezza sono state evacuate. Nucleo operativo della Protezione Civile di Tagliacozzo e carabinieri della locale stazione, coordinati dal capitano Commandè, sul posto immediatamente. Tutto è partito intorno alle 15. A mani nude a prendere sterpaglie, a cercare di non far avvicinare le fiamme alle case. Il fuoco è partito vicino a Via Cupa. Solo una settimana fa l'incendio di Valdeverri è arrivato anche a Sante Marie. Il rogo è arrivato a toccare anche il ciglio della strada Tiburtina. E in tutto questo, all'Aquila, dopo il vasto incendio che ha distrutto settimane fa la montagna di Aragno, nel comune di Tornimparte, precisamente a Castiglione ieri sera, sono arrivate le fiamme. Subito attive tre squadre di vigili del fuoco da terra, ma la zona è molto complicata in quanto è difficile operare sia per le condizioni della montagna che per la scarsità di segnale dei telefoni cellulari, che rende ancora più difficile il tutto. Anche qui il dolo sembra l'ipotesi più probabile. Ma non è finita. Sul versante reatino, sul Montegiano, le fiamme hanno raggiunto la vegetazione e le sterpaglie ai margini della strada, all'altezza del santuario della Madonna delle Grotte ad Antrodoco. Sempre in provincia di Rieti, un vasto incendio ha interessato l'area di Poggio Bustone. L'incendio sul Monte Prato, uno dei tanti fronti che nelle ultime ore ha interessato la parte alta della provincia di Rieti, ha raggiunto anche il territorio comunale di Amatrice, mettendo a rischio le frazioni di Aligi e Forcelli al confine con il comune di Città Reale. E si allarga il fronte delle indagini sul rogo, e rimaniamo in tema del morrone. Ieri i vigili del fuoco hanno trovato altri due inneschi. Uno sarebbe partito ieri sera alle spalle della linea tagliafuoco realizzata nel territorio di Pratola Peligna, situazione che ha spinto il procuratore della Repubblica Giuseppe Bellelli a intensificare le indagini con l'obiettivo di assicurare alla giustizia i responsabili accusati di disastro ambientale. Ieri Bellelli è tornato dopo una settimana sul fronte dell'incendio, facendo un sopralluogo insieme ai carabinieri della Forestale e ai vigili del fuoco, ai piedi dell'eremo di Celestino V, dove ieri è ripartito l'incendio che, sospinto dal vento, è arrivato a lambire le case delle frazioni pedemontane. In totale sarebbero 10 gli inneschi recuperati, compresi quelli trovati sul versante di Prezza, mentre 4 trovati sul Morrone sono già stati refertati e sottoposti ad accurate analisi dai carabinieri forestali. Sui primi roghi appiccati sul Morrone una settimana fa sono già stati sentiti 5 testimoni, persone informate dei fatti che ben conoscono la montagna, e non viene ovviamente tralasciata nessuna pista. Il procuratore Bellelli è convinto che dietro gli incendi si nasconda un'unica mano. E gli incendi che stanno interessando la nostra regione da ormai 15 giorni sono un fatto che non ha precedenti. È vero, anche in passato, specie nel mese di agosto, l'Abruzzo è stato interessato da roghi di natura dolosa, ma quanto sta accadendo, ad esempio, sul Morrone e da Sulmona desta enorme preoccupazione per l'intensità e la capacità distruttiva degli incendi che minacciano concretamente da giorni anche dei nuclei abitati. L'intervento del presidente emerito Gianni Chiodi dice: voglio condannare senza indugio
la natura dolosa di questi fenomeni, che nulla hanno di naturale, ma al tempo stesso, spiega, dobbiamo interrogarci sul perché si ripetano con tale frequenza e perché la risposta della regione Abruzzo sia stata tardiva, afferma l'ex presidente della regione. Cambiamo argomento adesso, risolvere il problema degli sgomberati di via Lago di Borgiano. Ovviamente ci siamo spostati a Pescara, questa è una delle priorità del neo assessore al comune di Pescara, Gianni Teodoro, che abbiamo avvicinato questa mattina a Palazzo di Città. Il microfono era di Paolo Renzetti. Sono qui per dare il giusto contributo nella giusta misura, come anche il sindaco mi ha chiesto. Alla lista Teodoro toccava un assessore per quello che la lista Teodoro aveva fatto in termini di numeri nell'elezione del sindaco Lissandrini, però ci sono state tante polemiche non per il suo ingresso ma per l'uscita di alcuni assessori. Lei dall'esterno che idea si è fatto? Ma guardi, innanzitutto voglio salutare l'amico Giuliano Diodati e ringraziarlo per il buon lavoro che ha saputo portare in avanti in questi anni al Comune di Pescara. Noi non abbiamo chiesto nulla, ma la politica e quindi il sindaco ed il partito di cui il sindaco fa parte, il Partito Democratico, ci hanno chiesto una collaborazione. Ecco, nel chiedere questa collaborazione al gruppo consigliare, intavolando un ragionamento molto serio, sono arrivati ad una conclusione definitiva, che la lista Teodoro doveva essere rappresentata, in quanto la lista, noi abbiamo sottoscritto il patto di coalizione che ha portato Alessandrini a Palazzo di Città. Quindi questo patto di coalizione non fu interrotto per causa nostra, quindi per causa della lista Teodoro, ma per una scelta che la politica in quel momento, la coalizione, prese. Si sono accorti dell'errore e hanno voluto giustamente, come dire, recuperare. Lei parlava di deleghe, Teodoro, e tra queste deleghe c'è anche quella della politica della casa. Una delega pesante, una patata bollente alla luce di quello che è successo qualche settimana fa, per esempio in via Lago di Borgiano. Dicevo appunto poc'anzi, proprio mi hanno chiesto di dare la massima collaborazione e di accettare, proprio perché ci sono situazioni difficili da affrontare e, come lei ben sa, non è soltanto la politica della casa, ma anche altre deleghe come la protezione civile, come il contenzioso, che le ho anch'io, e sono deleghe comunque difficili, complesse. Bene, io non mi tiro indietro, sto lavorando e stiamo già lavorando insieme alla struttura per arrivare ad una soluzione definitiva, chiaramente seguendo già questo lavoro avviato, quest'ottimo lavoro avviato, per cui cercherò di portarlo a termine nel più breve tempo possibile, affinché gli sfollati possano riavere giustamente il loro diritto, quello di una casa. Parliamo di sanità adesso, perché l'assessore regionale alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci ha commentato le due sentenze pronunciate dal TAR Abruzzo sui ricorsi presentati dai comuni di Penne e Popoli relativi ai decreti commissariali di riordino della rete ospedaliera. Le due sentenze, dice l'assessore regionale, che con autorevoli e approfondite motivazioni sia sul merito che sulle istruttorie delle scelte hanno rigettato i ricorsi sui presidi di Popoli e Penne, dimostrano come l'intervento processo di riordino della rete ospedaliera nella nostra regione non si è basato sul rispetto acritico della normativa nazionale vincolante con due leggi statali, ma sulla necessità di garantire assistenza sanitaria ai nostri cittadini secondo parametri di sicurezza, qualità ed efficacia delle cure. Finalmente, continua Paolucci, è stata ristabilita la verità dei fatti e scritta la parola fine su tre anni di polemiche strumentali senza alcun fondamento che agitavano lo spettro di tagli che non ci sono mai stati. Pronunce, continua l'assessore, che fanno giustizia sulle critiche e le censure che c'erano state rivolte di essere stati superficiali, approssimativi e inadeguati nella elaborazione dei piani di riqualificazione della rete ospedaliera e della rete emergenza-urgenza, arrivando anche all'accusa grave e strumentale di mettere a rischio con la nostra programmazione la sicurezza della vita delle persone.
Cronaca adesso. Identificati dalla polizia i presunti autori delle rapine commesse ad agosto in alcune farmacie di Pescara. Si tratta di due pescaresi finiti agli arresti domiciliari. Vediamo. Identificati i presunti responsabili di quattro rapine a farmacie commesse in questo mese a Pescara, ai domiciliari sono finiti due uomini di 52 e 37 anni. La svolta nelle indagini è arrivata quando il 37enne si è recato da cliente in una delle farmacie rapinate, venendo riconosciuto dal titolare. Abbiamo scoperto i responsabili di quattro colpi, uno tentato, messi a segno nelle farmacie del Pescarese, colpi tutti ravvicinati e compiuti con la stessa tecnica. La svolta è venuta del tutto inaspettatamente al fatto che il rapinatore si è recato per la terza volta nella farmacia Tiburtina, questa volta a fare acquisti come un normale cittadino, e lì sono stati bravi dipendenti che hanno ritenuto di riconoscerlo nell'autore dei due precedenti episodi. Da lì l'identificazione e la perquisizione che ha portato a dei riscontri fortissimi, quasi inattaccabili direi, e l'ampia confessione dello stesso soggetto in ordine al coinvolgimento negli episodi che gli abbiamo contestato. Il bottino ammonta a meno di 1 miliaio di euro, perché sono 560 euro nella prima, una è solo tentata, una rapina, e nelle altre due occasioni il colpo ha fruttato 200 euro complessivamente. C'è una terza persona su cui stiamo facendo gli opportuni approfondimenti per verificare la sua effettiva presenza il 9 agosto presso la farmacia di Gian Berardino. Ci spostiamo a Montesilvano perché la città rivierasca convive con immigrati regolarmente registrati che risultano essere il 9% dei cittadini. Il servizio di Noemi Fratelli. Il 9% della popolazione di Montesilvano è composta da stranieri irregolari. Sono infatti 4.828 gli immigrati che risultano in regola con i permessi di soggiorno. I dati non comprendono il conto degli stranieri irregolari che spesso vivono per strada in condizioni igienico-sanitarie pessime. Dopo gli sgomberi di via Ariosto sono sempre più presenti giacigli improvvisati per le strade del lungomare, uno dei quali nella zona dei grandi alberghi è stato sgomberato dalla polizia municipale solo qualche giorno fa. La comunità con regolare permesso di soggiorno più presente è quella rumena con il 27,6%, seguita dal Senegal col 12,9% e il 9,2% di albanesi. La comunità con regolare permesso di soggiorno più presente è quella romena con il 27,6%, seguita dal Senegal con il 12,9% e il 9,2% di albanesi. I romeni sono 1.322 con una maggioranza femminile. La comunità senegalese è composta da 622 cittadini con maggioranza maschile, mentre gli albanesi sono 444 con quasi parità tra uomini e donne. Le comunità che presentano numeri inferiori sono Panama, Giamaica, Repubblica Dominicana, Trinidad e Tobago, Afghanistan, Thailandia, Mongolia, Togo, Repubblica del Congo, Burkina Faso, Gabon, Ghana e Somalia. La classe di età più presente è quella tra i 35 e i 39 anni, con una consistente presenza di bambini e adolescenti. I minori sono circa 941. Il comune di Montesilvano è attualmente impegnato a costruire una consulta dell'immigrazione per favorire l'integrazione sociale. Inoltre il comune è stato selezionato tra le città in cui avviare il progetto SPRAR per l'accoglienza controllata. Nel 2016 l'amministrazione di Montesilvano ha incassato circa 1 milione di tari versata da immigrati, sostenendo una spesa di circa 12.000 euro per il rimborso spese per l'acquisto di libri scolastici. E andiamo a Teramo adesso perché sono trascorsi, pensate, già 2 anni e mezzo dall'inizio dei lavori per ripavimentare 400 metri di Corso San Giorgio. Un tempo davvero infinito che colpisce mortalmente al cuore il commercio e la vita sociale di Teramo. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Rientro disagiato in città per i teramani. Il cantiere infinito del Corso San Giorgio sta creando ancora tanti problemi ai commercianti e tante amarezze ai residenti. Per il momento è stato ultimato solo un quarto della strada principale e non si vede la fine. Sono già trascorsi 2 anni e mezzo dall'inizio lavori per soli 400 metri. Solo un quarto di corso terminato. C'è ancora tanta strada da fare e voi intanto siete ancora in sofferenza. Sì, siamo molto in sofferenza, però già comunque diciamo che i lavori hanno tolto tutte le transenne, quindi si può camminare di più, speriamo che ci sia più movimento e che quindi le persone possano tornare a passeggiare per il corso, questo è l'importante. Vi hanno assicurato quando finiranno i lavori?
Hanno detto fine novembre, però non lo so poi. Come sono stati questi 2 anni e mezzo? Sono stati pesanti, io penso che i lavori del corso sono stati più pesanti del terremoto, perché io vedevo proprio le persone che non avevano nessuna voglia di farsi una passeggiata per il centro di Teramo, non erano invogliate a passeggiare dove non si poteva nemmeno camminare, quindi sono stati pesanti. Il commercio a Teramo è davvero agli sgoccioli di sopravvivenza, marchi nazionali annunciano chiusure entro l'anno e oltre al disagio di un corso non praticabile c'è anche lo spettro della delocalizzazione di alcune scuole fuori dal centro storico. I segnali sono negativi, abbiamo avuto 2 mesi estivi tragici in termini proprio economici, in termini di lavoro, poi abbiamo visto Teramo svuotata, non ci sono state iniziative per motivi che già sappiamo, soprattutto, ripeto, dopo non aver avuto iniziative ricominciamo con la paura anche di avere le scuole fuori dal centro storico. E qui ritengo che davvero è una cosa ancora più grave del terremoto. Alla fine di questi lunghissimi lavori però il Corso San Giorgio avrà almeno una nuova veste. Peccato che non piaccia quasi a nessuno, è grigia, sbiadita e già piena di macchie indelebili. Un triste grembiule da casa. Da oggi fino al prossimo 8 ottobre nella fascia da San Benedetto del Tronto sino a Termoli inizia il fermo biologico per i pescatori, che dunque riguarderà tutta la fascia costiera abruzzese. Si prevedono aumenti di prezzo dovuto al pescato d'importazione, ma Coldiretti Impresa Pesca informa i consumatori su date e zone in cui l'esercizio della pesca può continuare, ma dall'anno prossimo cambieranno le regole. Inizia oggi il fermo pesca fino all'8 ottobre con il blocco delle attività dei pescherecci nella fascia da San Benedetto del Tronto a Termoli, mentre nella fascia da Trieste a Ancona il fermo biologico, iniziato a fine luglio, si interromperà il 10 settembre. A darne notizia è Coldiretti Impresa Pesca, sottolineando che in un paese come l'Italia, che importa più di 2 pesci su 3, con il fermo biologico aumenta il rischio di consumare, soprattutto nei ristoranti, prodotti stranieri o congelati. Consiglio di Coldiretti è dunque di verificare sia la provenienza del pescato sia il prezzo. L'etichetta per legge deve prevedere l'area di pesca. Le provenienze autorizzate sono quelle dalla Liguria alla Sicilia, del Mar Ionio occidentale, continuando con le zone del Golfo del Leon, Corsica e Malta. Ma in tanti fanno riferimento alle esperienze di filiera corta per la vendita del pescato che Coldiretti Impresa Pesca ha attivato attraverso la rete di Campagna Amica. Il consumatore può anche contare sul pesce proveniente dalle zone dove non è in atto il fermo pesca e dagli allevamenti nazionali. In questo periodo quindi il pesce arriverà maggiormente da paesi stranieri, mentre sarà consentita la pesca a piccole imbarcazioni che consentono il rifornimento di pesce fresco alle piccole pescherie locali. I commercianti già prevedono un aumento del prezzo al consumatore finale dovuto dall'arrivo dei pesci di importazione. Meno problemi per i ristoranti che si riforniscono da grossisti del settore con provenienza da Spagna, Grecia e Croazia. Coldiretti informa che dal 2018 si cambia, in quanto negli anni passati il fermo biologico è risultato fallimentare. L'auspicio è quello di mettere in campo un sistema che tenga realmente conto delle esigenze di pescatori, commercianti e consumatori e soprattutto delle esigenze di riproduzione delle specie. Parliamo adesso della perdonanza celestiniana, ovviamente ci trasferiamo all'Aquila perché con la chiusura della Porta Santa di oggi cala il sipario sull'edizione numero 723, al quale hanno partecipato oltre 15.000 persone. Il Cardinale Bassetti invita Papa Francesco per le prossime edizioni. In 15.000 alla perdonanza celestiniana, una perdonanza che ha rivolto l'invito in futuro a Papa Francesco a partecipare per celebrare l'antico giubileo, il più antico della storia. Una perdonanza blindata con misure antiterrorismo, ma ordinata con il sindaco Pierluigi Biondi alla sua prima, emozionato nel leggere la bolla del perdono di Papa Celestino V. Novità rispetto al passato, l'apertura della Porta Santa dopo la messa e quindi abbondantemente dopo le 20. Il Cardinale Bassetti nella sua visita aquilana ha voluto vedere anche la cattedrale di San Massimo, tra l'altro, lanciando un appello affinché venga ricostruita al più presto. Come ogni anno un corteo ricco e colorato, con oltre 800 figuranti, associazioni culturali, sportive, ordini professionali, cori, sbandieratori, l'emozione è sempre la stessa. Tantissimo impegno, tantissimo coraggio di farlo, ma ci piace farlo
Lo faremo sempre per la città e per gli aquilani. Speriamo gli aquilani apprezzino più e sono sempre più numerose in questa manifestazione. Stateci vicino perché è un tesoro per l'Aquila, conserviamoci, almeno questo. È un'emozione fortissima anche perché ci troviamo in un momento molto particolare qui all'Aquila, quindi la croce, come ha ricordato sia il Cardinale che il nostro Sindaco, rappresenta anche un momento di perdono e di rinascita e mi auguro che per la città possa essere questo. Con la chiusura della Porta Santa cala oggi il sipario sull'edizione numero 723 della Perdonanza Celestiniana, edizione che ha portato all'Aquila un discreto movimento turistico, in attesa del ritorno a tutti gli effetti della Basilica di Collemaggio che l'ENI sta ricostruendo. L'Aquila, ora passata la festa di Celestino, si prepara alla grande manifestazione del jazz. Insomma, gli eventi aquilani non sono finiti. Apriamo adesso la pagina di sport, ovviamente partiamo dalla Serie B e dalla Pescara perché è iniziata da ieri pomeriggio la vendita dei tagliandi per il settore ospiti del Curi di Perugia in vista della gara di domenica sera tra la compagine umbra e appunto il Pescara. Questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti con tanto entusiasmo dopo la vittoria roboante ottenuta domenica allo stadio Adriatico contro il Foggia. Ne parlano ai nostri microfoni Gaston Brugman e poi il protagonista di giornata, l'attaccante Stefano Pettinari, che ha realizzato una tripletta. Avete dato grande prova di concretezza, perché segnare 5 gol in una partita non è mai facile. Voi siete stati bravi soprattutto nel secondo tempo a colpire nel momento giusto per chiudere la gara. Sì, sì, di questo si tratta anche il calcio. Magari a volte giochi male e fai gol e vince. Oggi comunque tutte le palle che siamo andati dentro abbiamo fatto gol. Speriamo di continuare così, con questa striscia, sarebbe bello far divertire la gente anche. Sembra passato un secolo dal campionato scorso, basta poco per riconquistare i tifosi del Pescara. No, infatti io che ero anche l'anno scorso, vedere comunque gli spalti pieni è bello, erano con noi dall'inizio, come hanno fatto anche Coppa Italia, hanno dimostrato sempre calore, nonostante l'anno passato che sappiamo tutti come è andato. È stato un grande inizio, sia per me sia per tutta la squadra, veramente sono contento perché abbiamo lavorato tanto, tutta la squadra, io anche sto preparando questa partita da quando è finito lo scorso campionato praticamente, che aspettavo di tornare qui. Per dimostrare tutto quello che valgo, perché sono stato qui due volte solo per 6 mesi e non ne ho avuto la possibilità. È stato un buon inizio, però ancora devo fare tanto. Sembrava che Stefano Pettinari fino a qualche settimana fa dovesse andare via da Pescara. Si diceva che eri un giocatore, per così dire, in bilico, sei rimasto e ti sei guadagnato per la prima partita di campionato anche il posto da titolare. Ma io non ho mai pensato di andare via, sinceramente, non mi è stato detto mai dal presidente. Sono arrivato qua, abbiamo iniziato il ritiro, ho cercato di dimostrare al mister che potevo stare in questo gruppo e per il momento mi sta dando fiducia, nonostante ci sia una grande concorrenza davanti, e spero di continuare così. E a 2 giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, intervenendo ieri sera nella nostra trasmissione Replay condotta da Enrico Rocchi, ha fatto il punto della situazione proprio sul fronte mercato. Bovo e Zampano, dice, dovrebbero restare in bianco-azzurro. Vediamo. Questa società non ha nessuna intenzione di sfasciare l'organico che abbiamo. Io ho sempre detto, lo ripeto, che io mi terrei tutti. Il problema è che abbiamo tanti giocatori e il mister deve poter anche lavorare bene, per cui è una questione non di valori ma numerica. Però il senso è chiaro che noi non vogliamo assolutamente rompere gli equilibri di questa squadra. Abbiamo tanti giocatori bravi e ce li vogliamo tenere stretti. È chiaro che, come dicevi tu prima, il nostro avversario principale in questo momento sono questi ultimi 3 giorni di mercato, perché se dovessero arrivare degli offerte importanti per alcuni giocatori importanti poi sarà difficile trattenerli. Però io penso che, anzi spero e mi auguro che questi 3 giorni volino in maniera tale da rimanere il più possibile come siamo, perché a mio avviso, come ho detto ieri a fine partita, solamente nel leggere la lista dei giocatori che abbiamo e che avevamo ieri in panchina, penso che la squadra possa ben figurare in questo campionato. Bovo non ha nessuna intenzione di andare via, si trova bene a Pescara, ha avuto un piccolo problema, adesso ha ripreso, domani entra in gruppo e quindi io mi auguro
di vederlo presto disponibile, poi il mister chiaramente deciderà, però un giocatore come Cuovo penso che non si possa discutere, soprattutto in questa categoria. Ma Zampano, io penso che a meno di quale il discorso che facevo prima, a meno, io ho detto che i ragazzi importanti qui, non, anche se loro le ambizioni di tutti i giocatori sono la massima serie, ci mancherebbe, però essendo proprio giocatori importanti escono solo di fronte a offerte importanti, e siccome fino ad oggi offerte importanti per Zambano non abbiamo avuto, ritengo che Zambano possa rimanere, e a quel punto siamo in tre, dovremmo prendere il quarto stiamo decidendo in questi giorni, e una volta fatto il quarto penso che in quel reparto siamo abbondantemente a posto. E avete sentito il presidente del Pescara parlare di esterni difensivi? Bene, sarà Antonio Balzano il quarto elemento sull'esterno di difesa del Pescara. Manca solo l'ufficialità, ma per Balzano, che torna in biancoazzurro dal Cagliari dopo l'esperienza, arrivato proprio nella prima gestione Zeman, sembra quasi tutto fatto, e dunque il pacchetto dei terzini difensivi va a completarsi con il ritorno appunto del giocatore che peraltro sotto la gestione di Zeman vinse il campionato di Serie B. Scendiamo adesso in Serie C, ultime ore di calciomercato anche in casa Teramo, con le situazioni che riguardano soprattutto gli attaccanti. Per Sansovini si cerca una sistemazione, per Barbuti invece la situazione è ancora in bilico. Vediamo. Ultime ore per chiudere il mercato del Teramo. La società biancorossa infatti spera di risolvere nel più breve tempo possibile le situazioni che continuano a tenere il club impegnato nel mercato in uscita. Tra oggi e domani al massimo dovrebbe essere risolta la questione riguardante Marco Sansovini, o in un senso o in un altro, perché l'ex Pescara è ancora in uscita, ma si cerca di trovare una squadra che possa, anche con l'aiuto economico del Teramo, accollarsi un ingaggio abbastanza rilevante. L'attaccante vorrebbe, nel caso lasciasse l'Abruzzo, avvicinarsi quanto più possibile a Mantova o in generale alla Lombardia. Serve anche che in questo discorso faccia la propria parte il Pescara, che deve corrispondergli la parte più corposa dello stipendio annuale. Un discorso differente invece va fatto per Barbuti, che se fino a qualche giorno fa sembrava in procinto di tornare in rosa per essere l'alternativa a Ciro Foggia, adesso è davvero in bilico, visto che non ha ancora definito i termini del reingresso. È evidente che nel caso in cui Barbuti dovesse partire, ecco che il Teramo dovrà concentrarsi su un attaccante, ma il tempo stringe inesorabilmente e quello per imbastire una trattativa è davvero poco. Con Barbuti si proverà fino alla fine a capire se ci sono i margini per ricucire la questione, altrimenti si prenderanno altre strade. Per quanto riguarda Carraro invece sembra tutto più o meno definito, si va verso una risoluzione del contratto con relativo incentivo all'esodo per il centrocampista ex Pavia, che anche in relazione ai moduli che ha sta in mente non sarebbe neppure facilmente ripescabile per l'organico. In chiusura sembrano anche i rapporti con Imparato e Scipioni, che non hanno mai avuto alcuna possibilità di essere ripescati. Questione portiere. Calore alla prima mestra ha convinto, e come, anzi, non fosse stato per qualche intervento al limite del prodigioso del giovane portiere scuola Pescara, il Teramo sarebbe crollato molto prima, rendendo impossibile una rimonta che invece, anche grazie al neo arrivo Bacio Terracino, adesso è realtà e permette al Teramo, che si appresta ad affrontare il turno di riposo, di farlo con una tranquillità maggiore. Anche perché tra due settimane la seconda trasferta dell'anno sarà davvero da brividi contro il Vicenza, neo retrocesso, ma soprattutto già sugli scudi all'esordio contro il Gubbio. E a proposito del mercato del Teramo, sono come detto ore decisive, perché nelle prossime ore dovrebbe essere reintegrato, come era nelle previsioni di qualche giorno fa, Riccardo Barbuti. Almeno queste, stando alle ultime indiscrezioni, Barbuti dovrebbe ritornare a far parte del pacchetto offensivo del Teramo, ma ci sono anche altre piste al vaglio. Il direttore sportivo del Teramo, Giorgio Repetto, si sta muovendo anche per un esterno che potrebbe essere Soumaré dell'Avellino, profilo non particolarmente gradito ad asta, ma con cui si potrebbe chiudere per un discorso relativo all'ingaggio decisamente più basso rispetto agli altri profili vagliati. Sono però forti anche le altre concorrenze per il pacchetto esterni d'attacco. Per quanto riguarda il portiere Over, di cui si parla da qualche giorno, bene, dovrebbe essere oggi la giornata decisiva per Gianmaria Rossi, 31enne
ex Bassano, attualmente svincolato, che dovrebbe proprio oggi firmare il suo contratto con il Teramo. Ore calde anche per le uscite, escluso Barbuti, ci sono altri 6 giocatori ancora da piazzare. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi ricordo che il TG6 torna questa sera con la seconda edizione alle ore 19. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.